Negli episodi precedenti. Bentornati nel canale degli uomini d'avanza da Andrea e Babbo Natale in camicia. E Babbo Natale in camicia. Oggi iniziamo una serie di tre video antipasto, primo e secondo del nostro menù di Natale. Oggi ci occupiamo dell'antipasto. Facciamo una bruschettina fatta di farinata di ceci. Farinata di ceci, salmone affumicato e pomodori. Era un rewind. Quindi avete visto la settimana scorsa l'antipasto per il nostro cenone natalizio o pranzo anche del 25. Oggi pensiamo al primo. Facciamo una minestra di anguille con la fregola. E cosa sennò? Abbiamo già preparato un pochettino le cose che serviranno. È velocissima e facilissima da fare. Abbiamo tritato uno spicchio d'aglio. Uno spicchio di prezzemolo. Un mazzetto di prezzemolo. Uno spicchio di pomodoro. E un po' di pomodoro secco. Il nostro pomodoro secco è alla sarda. Lo facciamo molto salato. Quindi non metteremo sale in nessun'altra preparazione perché questo è già molto salato. Se a voi piace lavarli prima, poi magari li aggiustate dopo di sale. Per noi va bene così. Abbiamo preso 5 anguille fini che abbiamo sventrato e tagliato a tocchi. Abbiamo sventrato e tagliato a tocchetti qua, quindi privato delle teste, eccetera. Ci serve un po' di passata di pomodoro o concentrato di pomodoro in questo caso. Sta concentrato, va. E la fregola, come abbiamo detto prima, facilissima, ha bisogno solo di un po' di cottura. Andiamo sui fornelli. Fiamma comunque bassa. Poi dipende sempre dal tipo di pentola che avete voi, un po' d'olio. Non esagerate con l'olio perché ve lo trovate a galla e poi comunque l'anguilla è grassa, quindi farà comunque un pochettino di... Nell'olio mettiamo il nostro pomodoro secco, l'aglio e facciamo rosolare in un fuoco lento. Perché il prezzemolo ci mette pochissimo a rosolare. C'è il rischio che si bruci, quindi lo mettiamo un po' più avanti. Aspetta, quanto sono fresche le anguille. Insieme alle anguille, metà del prezzemolo. Guardate come sono fresche le anguille, guarda. E lasciamo rosolare sempre a fuoco lento. Mi raccomando, tutto a fiamma bassa, se non le distruggete. Non avete idea dell'odore che c'è qui. Aggiungete anche un paio di foglioline di alloro. Quindi, diciamo, tre foglioline di alloro che non guastano mai. Che con l'anguilla sono un matrimonio vincente. E la morte alloro. Aggiungiamo... concentrato, un quarto di tubetto più o meno. Senti che profumo l'alloro. Poi d'acqua. Alzate la fiamma, portate a bollore, possibilmente coprite così perdete meno liquido possibile. Devono cuocere le anguille da quando inizia a bollire una ventina di minuti. A seconda di quanto sono grosse, anche sì. Mezz'ora se, cioè, se le trovate grossette. Sì. Comunque si vede perché diventano morbide e si staccano bene dalla spina, quindi ve lo facciamo vedere dopo. Sono passati 20 minuti. La nostra anguilletta è quasi pronta. Vedete che è bella morbida. Morbida, sì, sì. Procediamo con la fregola. Facciamo questo è un tanto più o meno per due persone. Facciamo circa 100 grammi di fregola. Una, due manciate più una di cortesia e lasciamo cuocere. Tempo di cottura più o meno 10 minuti di questa fregola, la fregola media. Un
Una volta finita di cuocere, aggiungiamo il restante prezzemolo che abbiamo lasciato prima, che dà un bel sapore di fresco. Prendiamo una mescolatina. E anche il nostro primo natalizio è pronto. Ma bella minestra di anguille, signori, la minestra di anguille. Così, non ringraziamo neanche, no. Proprio così. Assaggiate. C'è la minestra di anguille. Le spine si levano, eh. In bocca. No, ma dico, le spine si levano. Quando esce così pulita bene la spina. Le spine si levano. No, le spine non si levano. Non si fa la trassa di cartone animato. Comunque sì, buona. Ragazzi, un figurone farete con questa zuppa al 100%, è buonissima. Ci sta proprio buono. Vero, ci sta. Prova che ha pulito le anguille. E a chi ha fatto tutto il resto? Solo a chi ha pulito le anguille? Gattini. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e mangiatevi una zuppa di anguille. Mangiatevi una zuppa di anguille, che come dicevamo con Alessio, è un pesce molto sottovalutato in questo periodo, che non si capisce perché, è buonissimo. Costa molto, però è buono. Eh sì, ne vale la pena. Fatele solo arrosto o solo panada. Di roba. Se le provate, tra l'altro la panna di anguille la facciamo, quindi iscrivetevi al canale e non la perdete. Sì che la facciamo, la faccio io la panna di anguille, che è una cosa che mi esce benissimo. Però le pulisci comunque tu. Iscrivetevi al canale, così non perdete gli altri video e non perdete il secondo per Natale, del nostro menù di Natale che arriva presto. No, non glielo faccio lo spoiler, lo vedete la settimana prossima. Ciao! Solo per dire, vi lascerà di stocca fisso, insomma.